Gela, Piazza Armerina, Niscemi, Butera, Vittoria, Cate e Comiso sono 7 comuni che hanno presentato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali la proposta progettuale POLEIS di sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale per la valorizzazione culturale. L'associazione di comuni, di cui Gela è capofila, ha lo scopo di trasformare il giacimento delle risorse materiali e immateriali con l'obiettivo di rivitalizzare, rigenerare e riusare gli spazi vuoti, dormienti, abbandonati, indefiniti o in transizione a favore dell'arte, della cultura e della creatività che hanno assunto negli ultimi anni una dimensione nuova dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il principio generale della strategia territoriale proposta è quella di realizzare un policentrismo per l'allocazione, l'integrazione e la valorizzazione di funzioni e servizi nei territori di riferimento. Nell'integrazione del sistema dei grandi attrattori culturali spiccano Piazza Armerina con la Villa Romana del Casale e Gela con il Parco Archeologico e Museale. Proprio quest'anno, al di là dei valori culturali, dei beni culturali dell'alto spessore che Piazza Armerina presenta, parliamo prima di tutto della Villa Romana del Casale, ma di tutti i monumenti artistici, storici che ci sono e che costellano tutto il territorio e il perimetro urbano di Piazza Armerina. Io ho chiesto a loro questa forzatura, proprio alla luce della candidatura della città di Piazza Armerina a capitale della cultura italiana. Ho chiesto una sorta di, fatemi dire, pole position, una sorta di priorità, proprio per enfatizzare ancora di più e sottolineare l'importanza che la candidatura e un'eventuale vittoria della capitale della cultura, vedi Matera, potrebbe creare per tutto il territorio. Parlo per il territorio di Niscemi, parlo per il territorio di Gela, di Comiso e di tutti i comuni che hanno aderito a questo progetto. 7 comuni che in modo del tutto paritetico hanno deciso di avviare un percorso di rilancio culturale del territorio. Lo voglio sottolineare perché il fatto che Gela sia comune capofila è solo un punto di riferimento, ma in un buon gruppo si deve considerare le necessità di tutti e le aspirazioni di tutti. Ed è per questo che siamo qui oggi a Piazza Armerina a firmare questo protocollo che avvia un cammino che, attingendo a dei fondi comunitari, può dare delle risposte turistiche e culturali a tutto il nostro territorio. Ci sono comuni tipo Comiso, quindi con l'aeroporto, che può aiutarci nella direzione dell'afflusso turistico. C'è Piazza Armerina come sito UNESCO della Villa Reale del Casale, c'è Vittoria e Comiso insieme, quindi con il suo centro storico, che può contribuire a trattenere turisti. Poi c'è il Gela con il parco archeologico, insieme a Niscemi, a Butera, il parco archeologico che li comprende, con le mura, con le nostre spiagge, con il museo, con tutto ciò che noi abbiamo. Ecco, mettere insieme Acate con il castello, quindi è un insieme di comuni che hanno la possibilità di valorizzare ancora di più il proprio territorio.